Viale della Pace, dove, alla faccia della pace, le auto sono tutti i giorni in guerra col traffico. Chi ultimamente ci è passato almeno una volta lo sa. Ho visto appena adesso che per attraversare ci è voluto un bel po', infatti. Infatti, chi invece in Viale della Pace ci vive o ci lavora è ridotto all'esasperazione. C'è da avere paura. Pericoloso, pericolosissimo. Pericolosissimo cosa? Beh, semplice, la nuova pista ciclabile che ha ristretto lo spazio per le auto, strozzando il traffico. E stiamo parlando di una delle strade principali che portano a Vicenza. Questa è una strada principale che porta a Vicenza, è proprio una, non dico neanche la parola, e l'altra settimana due incidenti che non erano mai capitati. L'altra settimana due incidenti, uno a piedi e uno in moto, perché è stretta. Non si può una strada così importante ridurla così. Capisco che le biciclette hanno da passare, ma insomma, se un pezzettino così fra biciclette e pedoni si passava, questi due metri mi sembra una cosa esagerata. C'è un traffico aumentato moltissimo. Uno smog aumentato moltissimo perché le macchine rimangono in zona molto di più. La pista ciclabile è utilizzata veramente poco e più ci sono stati creati dei danni enormi alle attività commerciali per quello che riguarda, nel mio caso, la chiusura del parcheggio, l'impossibilità delle macchine di parcheggiare, di entrare in modo agevole, considerando che è una farmacia, quindi vengono persone anziane, persone disabili che hanno bisogno di avere l'entrata della farmacia comoda, non l'entrata della farmacia impedita da cordoli, paletti e quant'altro. Almeno, direte voi che ci seguite da casa, la pista ciclabile aiuta centinaia e centinaia di ciclisti a passare più agevolmente da Viale della Pace tutti i giorni. Ma chi vive e lavora qui ci rivela che invece... Se guarda la pista ciclabile non c'è nessuno che passa. Insomma, una pista ciclabile sottoutilizzata che fa esplodere il traffico sulla strada. In nome dell'ecologia, del pedalare e ambientalista, paradossalmente si creano lunghe file che creano inquinamento. Io ho detto dall'inizio che sarebbe aumentata moltissimo l'inquinamento, forse l'unica persona che lo diceva dall'inizio, adesso stanno vedendo anche loro un aumento dell'inquinamento. Speriamo, l'assessore Cicero ha sempre fatto delle ottime cose per quanto riguarda la viabilità, quindi sono sicuro che farà ottime cose anche per Viale della Pace. E Rete Veneta, come sempre, dopo aver dato voce ai cittadini, porta le istanze raccolte alle autorità competenti. In questo caso chiederemo proprio all'assessore alla mobilità, Claudio Cicero, di risolvere il nodo di Viale della Pace. Quindi per noi la questione non finisce qui, ma continua.